Siamo con Alessandro Machetti, figlio di Giancarlo Machetti, qui in fotografia alle nostre spalle, al quale è stata intitolata la sala consiliare a Campiglia Cervo. Alessandro, descriviamo suo padre con tre aggettivi. Dunque, papà è stato sicuramente una persona nei nostri confronti assolutamente amorevole. Devo dire che questa sua attitudine, questa sua capacità era una capacità che oltre a viverla e agirla in famiglia era la sua tensione continua nella sua vita quotidiana. E insomma, ricordo che fin da bambino, quando giravamo per la valle a trovare le persone, aveva sempre un'attenzione che consideravo non comune, ed è sicuramente un tratto di lui che mi ha molto formato e mi ha sempre molto, molto colpito. Insomma, l'attenzione per le persone reale e disinteressata, insomma. Da suo padre ha lasciato un'impronta molto forte nella valle. Questa sera tante parole di apprezzamento proprio per il lavoro amministrativo. Qual è uno dei segni più importanti che ha lasciato? Ma io penso che il fatto, un po' come è stato detto stasera, di essere riuscito a fare il passaggio culturale dalla fase in cui si pensava che appunto piccolo fosse bello a invece l'attualità, che porta a dover per forza di cose unire le forze per andare avanti. Il valore principale che mi sembra che abbia trasmesso è stato, tra virgolette, la cocciutaggine, voler insistere a cercare oltre ogni, a volte anche oltre ogni ragionevolezza, a continuare a insistere sul ripopolamento e sul mantenere i servizi fondamentali, quelli che consentono a una società di evolvere e andare avanti, di mantenerli sul territorio della valle. Sì. Grazie Alessandro. Prego, grazie a voi.